Prego, professor Garantino. Sì, io risposte non ne devo dare, tanto con le poche cose che dico vi prego di collocare all'interno di una mia convinzione, cioè che in genere le domande sono sempre cariche di attesa, no? Si portano dentro certamente altri problemi non espressi e che in genere le risposte di queste attese non è che tengono troppo conto. Comincio col dire ciò che condivido di quanto mi è stato chiesto. Il primo e l'ultimo intervento, evidentemente non posso che condividere l'auspicio ad una un'attenzione molto più forte, molto più sentita alla storicità, soprattutto quando per storicità si intende la storia vissuta, si intende quella nella quale siamo protagonisti, si intende quella nella quale veniamo chiamati a dar conto di quello che facciamo e di quel che diciamo. Ed è chiaro che a questo tipo di storicità non può sottrarsi l'intelligenza, non può sottrarsi tantomeno la Chiesa, se è vero che è nata sotto il segno della incarnazione. Condivido anche questo invito a recuperare questo paradigma della Genesi, stando attenti comunque a capire cosa effettivamente la Genesi voglia dire in quei primi capitoli. Quanto poi a quello che mi crea un tantino più ecco, devo chiedere scusa al professor Cananzi se mi sono permesso questi neologismi della litania dello scempio e litania del malaffare, ma mi veniva in mente proprio ieri sera quando il professor Barbagallo, con questa cadenza precisa per date e nomi, in effetti non faceva altro che far passare davanti a noi i soggetti, o alcuni soggetti, perché non erano tutti. Sarebbe piaciuto capire, per esempio, cos'è successo quando è fallito il Banco di Napoli, no? Ma comunque, ecco, chiedo scusa se ho coniato questa litania dello scempio, litania del malaffare, a proposito della relazione del professor Barbagallo. Di sicuro, è importante tenere presente e leggere in maniera un poco più critica e certamente meno populistica questi fatti, purché questo non ci porti, e penso che lei sarà d'accordo con me, professor Cananzi, questo non ci porti a giustificare quello che non va giustificato e non può essere giustificato. Questo è chiarissimo, le distinzioni vanno fatte, ma non per confondere ancora di più le cose. Si parlava di questa necessità di ripensare la persona in un contesto di laicità, sono d'accordo. L'importante è che si capisca bene, però, la distinzione tra la sacrosanta laicità degli spazi e la improbabile laicità dei contenuti. Perché non penso che esista una laicità dei contenuti, deve esistere una laicità degli spazi, un po' come certe volte, no, alcuni confondono. Perché una laicità degli spazi, intendo, facciamo un esempio, no? Come si vede un mercato nel quale tutti siamo invitati a presentare la nostra merce, però siamo invitati a presentarla con passione, credendoci veramente. Che ho l'impressione invece che questa nuova o presunta laicità significa presentiamo le merci e poi non ci sentiamo per niente appassionati di quello che stiamo presentando. Questa non è laicità, questo è soltanto rinunziare, non si capisce a che cosa. Quindi pensare la persona sì in un contesto di laicità che distingua la sacrosanta laicità degli spazi e una improbabile, inesistente laicità dei contenuti. Quanto poi all'essere in bilico di Saul Bellow, Andrea, no? È chiaro che io per natura mia sono d'accordo che l'uomo debba essere tenuto in tensione, una tensione positiva che gli faccia capire veramente, che parte veramente da una concezione della persona come persona non definibile e per cui una persona sempre tenuta positivamente sulla corda, no? Capace di spingersi in avanti, capace di fare sempre nuovi progetti. Ed è chiaro che questo, io non sono né uno psicanalista, Carlo, preside, non sono né psicanalista né studioso di DNA,
ma mi rifiuterei assolutamente di pensare che il napoletano quatalis abbia un DNA compromesso nella direzione del familismo o di altro, perché tanto per cominciare staremmo spendendo soldi inutili noi con questo convegno, non dico per il resto, no? Cioè, se non avessimo dentro di noi la convinzione che il napoletano è essere in bilico, è persona in e di relazione come tutte le altre, e forse per il bel mare che ci sta un poco più degli altri, io certamente non avrei accettato di venire qui a questo convegno. Grazie. Grazie.